da fare sì, un tappo di Alessandro. Guardi sì, tutta lì. Posso tirare giù? Tiro giù? Che faccio? Per me è l'unica persona che ha fatto il bene, che ha provato a fare l'Italia unita, è un'Italia valorosa per me. Poi quello che dicono gli altri non mi interessa. Bavaria, chi parla è figlio di battaglia! Vedo che la società più va avanti e più troppi immigrati, troppa libertà per liberalizzazione delle droghe, a me sta roba non mi sta bene. Oggi noi possiamo rappresentare un'opposizione radicale, importante, in tutte le città d'Italia, ma specialmente nel sud Italia, dove questa crisi si fa sentire in modo drammatico. Viva Catania, viva Forza Nuova! Forza Nuova per la terza posizione! Siamo in fanti.
Stelle, pronto, ciao Romano, ma vatta a piatto il culo. Tino, secondo me, deficiente, che ha scritto Silvio Pirla, ha provocato il corteo, intervenito subito. Se no altrimenti qualcuno sarà sopra o butta giù. Minimo! Minimo! Bravo! Bombardato da tutti i giudici comunisti maledetti, specialmente quelli di Milano. Sono solo dei delinquenti, come il signor Di Pietro, che è stato sempre un delinquente. È un governo di marioli, di ladri e di terroristi, con tutti i loro spioni del KGB. Spioni, spioni del KGB. Quando io sento che un comunista c'ha 5 bagni, e che vanno a cagare? Sono 3 persone, tutti i bagni vanno a cagare. Viva il Duce! A noi! Mi chiedete come mai, mi chiederete come mai, mi chiederete come mai, perché a me rinunciamo, e per questi vostri figli non vi sanno rispettare, non conoscono il rispetto, hanno niente da fare. Hanno valutato la vostra presenza in più di 2 milioni di cittadini italiani. Un capolavoro, l'autentico capolavoro politico della Casa delle Libertà. La Casa delle Libertà ha significato il superamento del dopoguerra, perché dopo tanti, troppi anni di contrapposizione tra i grandi filoni culturali italiani, filone nazionale che si ritrova nella destra, nella nostra alleanza nazionale, quel filone di destra che si ritrova in altre formazioni che hanno anch'esse coscienza e convinzione del fatto che un popolo non conquista il futuro se non ha le sue radici. Questi autentici filoni del pensiero, della storia, della cultura italiana, del dopoguerra, si sono ritrovati nella Casa della Libertà e si sono stretti in questi 5 anni attorno alla leadership di Silvio Berlusconi. Ecco i nuovi arrivi nella Casa delle Libertà. Alessandra Mussolini, parlamentare europea, leader di Azione Sociale,
promotrice fino al 2006 di un cartello politico con Roberto Fiore, Adriano Tilger e Luca Romagnoli. Sta per arrivare con noi Luca Romagnoli, che è europarlamentare, segretario di Fiamma Tricolore, una formazione di estrema destra. Romagnoli correrà alle elezioni il 9 aprile, tra poco sentirete cosa pensa. Pedenza, secondo lei le camere a gas sono esistite? È possibile? È possibile, io francamente non ho nessun mezzo per poter affermare o per negare. Hitler era uno statista. Hitler è stato cancelliere della Germania. Se per statista si intende, se stiamo all'etimo, che significa costruttore di Stato, dell'olocausto, Hitler o no? Ha fatto sicuramente degli errori gravissimi. Senz'altro un capo di Stato non dovrebbe mai e poi mai fare alcune cose che almeno la storia per il momento attesta abbia commesso Hitler. Luca Romagnoli, segretario nazionale del partito neofascista Movimento Sociale Fiamma Tricolore, inizialmente guidato da Pino Rauti, coinvolto nelle inchieste sulle stragi degli anni 60 e 70. Il recente missino Pino Rauti, insieme a Franco Freda e Giovanni Ventura, è stato indiziato di reato per la strage di Piazza Fontana a Milano del dicembre 1969. Rauti viene inquisito anche per la strage di Piazza della Loggia, a Brescia, maggio 1974. 8 morti, 90 feriti. Compagni e amici, state fermi! Calma! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! Pino Rauti non ha mai subito condanne. Nel 2004 Rauti lascia la guida della Fiamma Tricolore e fonda il movimento Idea Sociale, che alle regionali del 2005 trova un accordo con la Casa delle Libertà. Adriano Tilger, segretario nazionale del Fronte Sociale Nazionale, condannato nel 1975 per tentata ricostruzione del partito fascista. Tilger viene inquisito per due stragi, quella del treno Italicus, agosto 1974, 12 morti, 105 feriti, e quella di Bologna, agosto 1980, 85 morti, 200 feriti. Nel 1988 viene assolto per insufficienza di prove. Vi ricordate la polemica degli impresentabili? Io ero impresentabile perché ero vissuto 20 anni all'estero per le mie idee. E ne sono orgoglioso. Nel cartello dell'estrema destra troviamo anche un ex latitante, condannato a 9 anni per banda armata. Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova. Oggi è iniziato il 10° anno di vita di questo movimento. Un movimento che ha scelto di nascere sotto gli auspici di San Michele Arcangelo, perché sa di doversi battere fino all'ultimo contro le forze del male. È evidente che avevamo ragione e che l'ordine avrebbe vinto sul caos, che Dio avrebbe vinto su Satana.
ahimè, e dagli scritti nella memoria. Viene avanti a me, viene dietro, e dal crimine per ogni lato. È difficile, io ci credo. Allora, io sono Emanuele Tesauro, sono il cantante del gruppo musicale Hobbit, che appunto è un gruppo della cosiddetta musica alternativa, cioè quella musica che è così chiamata perché non ha trovato negli anni un filone commerciale, cioè non ha mai trovato spazio su quelli che sono i canali ufficiali, radio, televisioni e quant'altro. E me ne frego e sputo in faccia al mondo intero. Io, tutti dai, ho il cuore nero, più forte! Oggi la nostra musica si identifica con la terminologia di rock identitario, rock nazionalista. E attualmente ci sono circa una ventina di gruppi che portano avanti questo filone. Io sono Mario Giancaspro, sono nel gruppo Hobbit, sono presente come Emanuele sul campo, diciamo, dei ribelli, noi lo chiamiamo un fronte dei ribelli musicali. Quindi la musica diventa la nostra arma politica, oltre la politica che facciamo quotidianamente. Tra l'altro noi apparteniamo anche a un movimento politico ben preciso, che è Forza Nuova. E noi qui appunto siamo in un campo che è proprio il momento di massima aggregazione giovanile del movimento Forza Nuova. Questa manifestazione noi la ripetiamo tutti gli anni, è un campo che si propone di raccogliere non solamente i giovani ma i quadri politici di Forza Nuova attorno a dei dibattiti e attorno, diciamo, a quello che è un po' il lancio della politica per l'anno a venire. Forza Nuova anche in questa è stata veramente rivoluzionaria, nel senso che ha fatto il percorso inverso. Sembra assurdo dirlo adesso, eppure così è, abbiamo cominciato con i capi che tecnicamente parlando erano ancora latitanti all'estero. Quando c'è una politica, come ci può essere oggi, una politica di due poli, chi si pone fuori da questi due poli viene schiacciato, però rimane nella nostra dottrina politica, nella nostra linea politica, dagli anni 70 in poi, l'esigenza di creare un blocco europeo equidistante. Sia dal modello occidentale che dal modello comunista, quindi che non sia liberal capitalista e che non sia. Ma proprio equidistante? Esattamente. Sta facendo il gioco della torre? Esattamente equidistante. Io ero impresentabile, lo sono oggi, perché pensavo che il fascismo su due o tre grandi temi ha rappresentato il grande cambiamento in Italia e io ne sono orgoglioso. Per quanto riguarda l'alleanza con la Mussolini è stato un cartello politico per cercare di riunire sotto un'unica bandiera, se la possiamo chiamare, un'area di destra radicale che in Italia è enorme, ci sono tantissime associazioni culturali, gruppi, microgruppi. Si è cercato. Basta pensare che ogni anno sulla tomba di Benito Mussolini, ad esempio, ci sono oltre 600.000 persone che lasciano una firma. Quindi, e sono persone per che dire. Si possono, non si possono definire fasciste, si possono definire forse duciste, ecco, o comunque sia, sono persone che sono sensibili a un certo tipo di messaggio politico. Quindi noi, soprattutto con questa operazione elettorale, abbiamo cercato di riunire questa cultura che ci può essere. Di una destra che non rinnega il proprio passato, che non rinnega le proprie origini, che non rinnega la propria storia e dalla propria storia cerca di trarre ricchezza. Ma io ho il cuore nero e tanta gente mi vorrebbe al cimitero, ma io si vedevano da 20 anni, questo camerata viene
incarcerato insieme a noi, stiamo facendo un processo duro, perché abbiamo capi di implicazione molto duri. Quel camerata non faceva parte di Forza Nuova, poteva benissimo dire: beh ragazzi, scusate, io sì, ho fatto questa cosa, siete camerati, però sapete, siamo alle prime armi, mi tiro indietro. Il giorno dopo mi ha detto che sarebbe diventato un militante Forza Nuovista. Si è imbarcata con me a mettere un manifesto o a dare un volantino o a scontrarsi con le guardie o a scontrarsi con i compagni o a scontrarsi con i vigliacchi. Qua si rischia, bella, si rischia lo spasmo più che lo spareggio. Non te l'ho fatto. 15 secondi. Non ti ho fatto. Bravi. No. Bravi. Bravi. Contropiede di Tavano. Beh, cavolo. Mi piace, bravo. Oh, Ale. Altra bella sfida. Altra bella sfida. No, no. Il romeno che si propone come candidato straniero. Vai. Aspetta. Let's stay. Però lui, hai visto che fa? Si tira a cucese. They will stay for lui. Just stay for me. Ok. But there's not enough place here to put him. Ok. Lo vedi dove sto io così? Lui già sta troppo vicino verso di me. Però guarda dove pio. Ready? Go. Non vedi come si tira verso di lui, però. Però hai visto come si è tirato verso di lui? Ma fate questo. A me non mi piace. Ne pia qua alla punta, poi si tira verso di sé. C'è il braccio più lungo. C'ha la tattica, lui c'ha la tattica. Non fare. Professori, giornalisti ed intellettuali, portafogli! Eleonora, ho 16 anni, studio liceo scientifico, faccio il terzo. Cosa ti piace in particolare di Forza Nuova? Mi piacciono le idee che sono coerenti col mio pensiero. Per esempio, dimmene una. Ad esempio, riuscire a fare l'interesse del popolo, perché comunque la politica non si occupa del popolo, ma i politicanti fanno sempre i propri interessi, non gli frega niente. Comunque sto con i miei amici che ci faccio una vita politica abbastanza intensa, ci sto tantissime ore a settimana. La nostra sezione è aperta 2 giorni a settimana, più la riunione la sera e vabbè, volantinaggio il sabato. Mi piace il rapporto che vivo con i miei amici, che alla fine sono diventati gli unici, perché comunque altri amici al di fuori della politica magari non ti capiscono, si prendono per pazzo spesso, soprattutto le donne. Sante piste provinciali, con le facce strane, con i sassi nelle mani, con le tasche buttate, pochi anni sulla pelle, pochi sogni dentro il cuore. La domenica allo stadio, quanto sangue e quanto onore. E la corrente elettrica, e la corrente forte. Chi tocca un camerata, pericolo di morte. Senza ci conoscevi. E perché l'avete preso? Ne siamo gli squadristi, la curva bolognese. Mi sono avvicinata al pensiero politico di destra, comunque dallo stadio. Poi però quando ho iniziato a frequentare la politica mi sono accorta che era un ambiente diverso, migliore. Le squadre ferme sul centrocampo e sulle gradinate scoppia l'inferno. Le squadre ferme sul centrocampo e sulle gradinate scoppia l'inferno. Prada, la curva Prada sulla polizia italiana. Prada, la
la frana. Senti, e certi aspetti invece anche piuttosto violenti che caratterizzano l'azione politica, quelli come li vivi? No, questo non rispondo. Questi non hai mai avuto a che fare? Non rispondo. Se ci deve essere violenza, che violenza sia, che sia contro la polizia! Ai giovani raccomandiamo la militanza e l'impegno politico, certamente anche lo svago, ma piuttosto che raccogliersi in modo fanatico dietro il gonfalone di una squadra, meglio raccogliersi in modo fanatico dietro la bandiera italiana. La curva frana sulla polizia italiana, frana, la curva frana su quei figli di puttana. La miccia viene accesa quando arrivano i supporter del Palermo. Il secondo tempo è iniziato quasi da un quarto d'ora e gli ultra catanesi entrano in azione. Si coprono il volto con casche e passamontagna, spuntano spranghe, bastoni e bombe carta. Il loro diventa un attacco vero e proprio. La guerriglia ormai è esplosa furibonda, arrivano i rinforzi, ma nemmeno gli agenti in tenuta antisommossa riescono a tenere a bada la violenza cieca degli ultra, che incendiano auto, cassonetti, quello che trovano. Un'altra bomba carta raggiunge un'auto della polizia. L'ispettore capo Filippo Raciti, 38 anni, è gravissimo. L'ambulanza si fa largo con difficoltà tra la folla ormai nel pieno di un delirio collettivo. Arriva in ospedale in fin di vita. L'ispettore Raciti, moglie e due figli di 9 e 15 anni, muore alle 22.10. Un tempo si chiamava calcio ed era il nostro orgoglio. Se ci deve essere violenza sia, ma che sia contro la polizia! Se ci deve essere violenza, che violenza sia, ma che sia contro la polizia! Frana, la curva frana, su quei figli di puttana. Frana, la curva frana, su quei figli di puttana. Allora ragazzi, Andrea voleva dirvi e dirci una parola. Un applauso ad Andrea il Sabato. Ferito, ma non fermato. Ragazzi, è una bellissima festa. È una gioia vedervi così felici, così gioiosi, così energici. È bellissimo vedere tutta questa gioventù. Mi vedo come ero ragazzo io e vi vedo a voi e mi sento di essere insieme a voi, sono insieme a voi. Quello che però volevo dirti è che non vorrei ingenerare equivoci, perché per la mia storia magari uno può pensare che si debba, non so, avversare un avversario che invece non è il vero avversario, perché il vero avversario è il potere finanziario, è il potere sionista. Non sono i ragazzi come noi, non dobbiamo ingenerare odio contro i ragazzi come noi, come i fratelli come noi. Noi dobbiamo cercare di ricostruire questa nostra patria. Veramente io dico una parola sembrerà, non lo so, che ci si può vergognare di dirla, ma è l'amore. Dobbiamo amare la nostra patria, dobbiamo amare i nostri fratelli, dobbiamo amare il nostro futuro, dobbiamo amare questa nostra patria, dobbiamo farla risorgere, e bisogna farla risorgere con l'amore per le nostre città, per la nostra cultura, per la nostra tradizione, per la nostra lingua, per la nostra fede, per la nostra fede. Grazie ragazzi, grazie ragazzi. Andrea il Sabato è un personaggio già conosciuto dagli inquirenti, è un simpatizzante, lo abbiamo detto, di estrema destra. E Andrea il Sabato oggi ha preso il motorino e con un pacco bomba è entrato nella sede del Manifesto di Via Tomacelli dicendo di essere un fattorino. Negli anni del terrorismo viene segnalato come fiancheggiatore dei gruppi eversivi di destra, tra cui i NAR. Poi continua a frequentare gli ambienti della lotta politica dura e violenta e partecipa a quasi tutte le manifestazioni della destra estrema. Il nome del gruppo Forza Nuova ricorre spesso.
Praticamente questo è il nostro banchetto Hobbit. Noi a fianco al prodotto musicale offriamo, diciamo, per quelli che sono i nostri sostenitori, anche, diciamo, dei gadget di appartenenza. Cioè, tanti ragazzi a scuola si trovano compagni con magliette di gruppi commerciali e allora possono portare anche loro un simbolo di appartenenza che va dalla felpa alla sciarpa, alla maglietta, alla spilletta, al cappellino. Le sciarpette dove si usano? Allo stadio? Le sciarpe, diciamo, di solito vengono messe allo stadio, ma anche, diciamo, d'inverno per i ragazzi che in motorino, insomma, usano insomma, la sciarpa. È un gadget giovanile. Sì, e poi è nuovo, l'abbiamo appena proposto. Questi sono tutti da mettere sulle felpe, esatto, no? Sono filmali un po' da, che da sono... cucire sulle giacche, sulle felpe, sulle maglie, insomma, così. Questo chi è? Rommel? Consistente, sì, questo è Rommel, sì. Ecco, questi sono dei ragazzi spagnoli che hanno una loro... no, questi sono quelli del presidio, pensavo. Ecco, presidio sono, che cos'è? Il presidio praticamente il... tra l'altro Gianmarco, se vuoi intervenire un attimo, lui è responsabile proprio di questa catena. Ah, buongiorno. Questa è un'attività che abbiamo istituito, che ha sede a Predazio, un riferimento storico, che stiamo un po' diffondendo, serve come un mezzo per procurare finanziamenti al movimento, siccome questo è il nostro movimento, un movimento povero. E quali sono le magliette che vanno di più, con le scritte più gettonate? Abbiamo una Saluti Romani che è la classica, da Predazio. Questo è un mondo che pesca le sue radici, quello non nascondiamo assolutamente, da quel fatidico giorno che tra l'altro ricorrerà fra poco, che è il 28 di ottobre. Noi stiamo a Predappio, lì dove riposa Benito Mussolini, e partiamo da lì come punto di riferimento, vuoi perché politicamente comunque teniamo da quella parte. Questo è un mondo che non è mai stato alle luci della ribalta, ma un mondo che non è mai morto. Chi ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita, in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Studiamo, lavoriamo in collaborazione con il museo, che è il museo della famiglia Mussolini, in questo caso il museo di Villa Carpi. E diciamo che quello che mi ha portato ad abbracciare questo tipo di idea politica è sicuramente la formazione che abbiamo avuto dai nostri genitori, molto, molto precisa, legata ai valori tradizionali della famiglia, che sono Dio, padre e famiglia, appunto. Ci sentiamo di difendere il principio della vita, infatti siamo fortemente antiabortisti. Il principio della famiglia come concetto naturale della famiglia, così come era tradizionalmente e cristianamente riconosciuta. È la creazione dei pax, o la legittimazione giuridica dei rapporti omosessuali. Questa è un'altra cosa su cui Forza Nuova farà le barricate. E insomma, poi guardandosi intorno, man mano che si cresce nell'ambiente della scuola, si viene un po' a confrontarsi con queste idee, questi valori. Allora, a volte ci si mette davanti allo specchio e si dice: ma io la penso così, cioè, i miei valori sono sani, positivi, buoni, i miei genitori mi hanno dato questi valori e li rivedo in movimenti come possono essere appunto quelli di Forza Nuova, che portano dei sani valori e principi. E allora uno dice: forse allora questo è il mio ambiente, questo è il mio mondo, io qui posso stare bene. Una maglietta con una svastica o... Allora, sicuramente non lo faccio con piacere. Nel nostro mercato ogni tanto la richiesta c'è,
però sicuramente se ci viene chiesto non lo facciamo sicuramente con... preferiamo volentieri vendere una croce celtica, per il simbolo comunque noi attribuiamo la croce celtica, dobbiamo molto di più distribuire una frase educativa di Benito Mussolini piuttosto che le rune. Perché questi sono simboli legati a un abisso quasi inconcepibile di violenza che è in contraddizione con i valori che tu hai esposto all'inizio della nostra chiacchierata. Perché c'è un riferimento alla questione bellica, quindi chiaramente le nefandezze che sono state fatte durante la Seconda Guerra Mondiale spesso e volentieri nell'immaginario collettivo portano solo quei distintivi. Da dire che di cose atroci durante la Seconda Guerra Mondiale, comunque durante le guerre, sono state fatte da tutte le fazioni, nessuno escluso, poi perché le condizioni di guerra a volte esasperate portano anche commettere certi atti. Tante volte ci accusano di essere violenti, ma violenti contro chi? Contro chi ci attacca tutti i giorni, contro chi ci sputa addosso tutti i giorni, contro chi ci vorrebbe tutti morti, impiccati a Piazzale Loreto. Sì, siamo violenti, contro di loro siamo violenti. Se vogliamo sopravvivere dobbiamo essere violenti nella vita, nelle strade, contro della feccia che non ha dignità, che non ha onore. La nostra è legittima offesa. Allora, sicuramente certe posizioni estreme sono dettate da una provocazione alla fonte. In quali casi tu giustifichi l'uso della violenza? No, in nessun caso, assolutamente. La violenza è il risultato di un sistema che ha fallito. Oh, la nostra.
parlando dell'impegno sociale e degli impegni di cui tante volte a cui la nostra musica dà il supporto, uno che mi preme di sottolineare è l'Ora della Verità. L'Ora della Verità è una raccolta a cui la maggior parte dei gruppi attualmente presenti sulla scena italiana hanno dato un contributo di una canzone per far sì che questo CD divenisse un aiuto al Comitato L'Ora della Verità, che si batte per aiutare le vere vittime, oltre a quelli purtroppo che ci hanno rimesso la vita, della strage di Bologna. A Bologna sappiamo bene che sono stati incolpati, è stato incolpato Luigi Ciavardini, e noi sosteniamo insieme a lui la sua innocenza, e per quello che si può, magari anche a livello musicale, con questo CD che costa 5 euro, insomma. Attualmente è libero, è in attesa della sentenza della Cassazione. Tribunale dei minori di Bologna, all'epoca appunto ci fu questo processo parallelo, oltre ai due imputati principali che erano Mambro e Fioravanti, c'era anche Luigi Ciavardini, per il quale il processo è ancora pendente, appunto c'è un procedimento in primo grado, in secondo grado la condanna, adesso sono la Cassazione. È stata effettivamente una caccia al fascista, al terrorista fascista, perché faceva comodo, perché si voleva costruire il mostro, perché si voleva costruire un qualcosa di antropologicamente determinato, e cioè l'estrema destra, la destra nazionale, la destra che noi conosciamo, doveva assolutamente avere qualcosa di presentabile, avere una condanna, prima ancora che giudiziaria, morale, ad amnazio memoria. È definito di nuovo in carcere l'ex estremista di destra dei NAR Luigi Ciavardini, condannato a piede libero in appello per la strage di Bologna. La polizia l'ha fermato a Roma per una rapina in una banca. Sentiamo Franco Scarsella. È il 15 settembre del 2005. Luigi Ciavardini, con altri due complici non ancora identificati, armati e mascherati, fanno irruzione in una banca della capitale, si fanno consegnare 15.000 euro e poi si danno alla fuga. Questi sono alcuni fotogrammi ripresi dalle telecamere del circuito interno della banca. Un anno di indagini e ora l'arresto in una via di Roma. A tradire l'ex terrorista un'impronta, la sua impronta, lasciata su una busta di plastica. Ciavardini tirò fuori la pistola e gettò a terra il sacchetto. Una vita segnata di crimini e condanne. Il suo nome è legato a pagine tristi della storia italiana. L'omicidio del giudice Amato e dell'agente di polizia Francesco Evangelista, ma soprattutto l'attentato alla stazione di Bologna del 1980 che provocò 85 morti. In primo grado Ciavardini venne assolto, poi in appello fu condannato a 30 anni di reclusione. Attualmente era in stato di libertà, in attesa della sentenza della Cassazione. Mario, ripeto e rinnovo l'accorato appello. È presente una delegazione dell'MPD con il segretario nazionale Udo Voigt. Le leggi democratiche vigenti in Germania, per un saluto romano ad una manifestazione politica e non solo, comportano l'arresto immediato. La delegazione tedesca si è vivamente raccomandata, no, è importante, di evitare in qualsiasi modo di fare questi saluti. Qualora ciò accadesse, il servizio d'ordine provvederà. Allora, è con grande passione che invitiamo a salire su questo palco il segretario dell'MPD Udo Voigt e il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiora. Facciamo sentire il nostro calore ai fratelli tedeschi!
Camaradas, thank you for your invitation. We tell the young people, you have a future, and your future is not to be unemployed. Il nostro messaggio ai giovani è: il vostro destino non è quello di restare per sempre dei disoccupati. Il vostro destino è quello di trovarvi un lavoro, di sposarvi, un uomo o una donna, fare dei figli. Ma per fare questo dovete appoggiare un partito che è contro la società multirazziale e contro la globalizzazione. The problems in whole Europe are the same. I problemi in Europa sono tutti gli stessi. Masse di stranieri stanno immigrando e invadendo i nostri paesi. Dobbiamo contrattaccare. Non c'è nessuna ragione per sparire come nazioni. Our future will be a national and social Europe. Il futuro è di un'Europa che sia sociale e nazionale. Viva Italia, viva Europa! Ragazzo dell'Europa, dai bei capelli biondi, erede di un passato di sangue e fedeltà. Si è caduto il muro, ma poco sai cambiato, e adesso il tuo futuro chi lo deciderà? Ragazzo dell'Europa che vivi sulla strada, il fiore dei tuoi anni dietro una barricata, la terra dei tuoi padri reclama libertà, la piovra se ne strisce, un giorno scaccerà. E in questi giorni noi pensiamo di vivere un momento storico per l'Europa. Abbiamo iniziato con la vittoria dell'NPD in Germania 10 giorni fa. Vedrete anche quello che sarà, che succederà nelle prossime settimane in Ungheria, dove abbiamo visto ancora una volta un popolo alzarsi di fronte a una tirannia che 50 anni fa erano i carri armati sovietici. Oggi è la finanza di Soros, di quei poteri finanziari sionisti e comunisti che vogliono stritolare i nostri popoli. Ragazzo che hai per simbolo una croce cerchiata, tu che la testa no, non l'hai mai piegata, né all'invasore russo né a quello americano, perché ami il tuo coraggio, no, non il tuo denaro. Nos toca levantar la bandera de la lucha contra la inmigración que acaba con nuestra cultura mineraria. Tutti i nostri nemici hanno lo stesso obiettivo. They try to destroy Christianity and our national traditions. Stanno tutti cercando di distruggere la cristianità e le nostre tradizioni nazionali. La cittadinanza agli immigrati. Ebbene, questa è una di quelle cose su cui Forza Nuova ha detto con chiarezza: faremo le barricate. Una barricata, cazzo di... L'organismo umano è in grado di riconoscere ciò che è difforme, ciò che è estraneo, ciò che è contaminante di ciò che a priori è la corretta dimensione biologica e biopsichica di un organismo, e interviene affinché questo organismo continui a mantenersi sano, espellendo ciò che è difforme, ciò che è estraneo. Avviene perfino nei trapianti, no? Ragazzo libero fast, ragazzo londinese. E le mutazioni mentali e culturali delle popolazioni europee ha portato a una sostanziale accettazione dell'altro da sé. Noi ci opponiamo a questo meticciato culturale, al melting pot, che già negli Stati Uniti è già stato superato. Non può finire qui, non può finire. Il
más que nada porque Europa es ahora mismo, y Occidente en general, es lo que está prácticamente invadido. El tema de la inmigración, el tema de los musulmanes, el tema de África. Raggio di luna, ormai sei morta, e il tuo pony non ha più criniera. Usa, hai aggiunto un'altra stella alla tua bandiera. Usa, hai aggiunto un'altra stella alla tua bandiera. Vietnamita sul campo di riso, il corpo falciato è un inno alla sera. Usa, è sempre sporca di rosso questa tua bandiera. Usa, è sempre sporca di rosso questa tua bandiera. Nos toca levantar la bandera de la lucha contra el intento del emperador de Occidente, el señor Bush, de usar a los países europeos en su intento de extender su imperio al resto del mundo. No, no tenemos un futuro construido sin ti. Nosotros tenemos moribundi. Esta tierra es Europa, nuestro sangre la vida. ¡Final! 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 ¡De vuelta! ¡De vuelta! Firmeza contra nuestros enemigos y decisión de combatirlos hasta su total exterminio. Camaradas, arriba España, arriba Italia y arriba Europa. Vecchio continente, sei rimasto solo. Anche l'ultimo guerriero ha spiccato il volo. Nelle nostre menti restano i ricordi di una stirpe che lottava dall'Appennino ai fiordi. Vecchio continente, ora stai sperando nel vedere in quella piazza i tuoi vessilli ancora al vento. E c'è ancora chi lotta, e c'è ancora chi spera, e quest'invasore lo vogliamo nell'arena. Grande Europa, la tua stella torna a brillare, quanto sangue sopra le tue volte ancora provare. Tu sei terra dei raccontottieri. I due condottieri preparano i nuovi e migliori destini della giovane Europa, soldati italiani e tedeschi rinnovano la più schietta fraternità d'armi. Il problema di scottante attualità è quello razziale, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio, e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. L'ebraismo mondiale è stato un nemico irreconciliabile del fascismo. Della Repubblica Sociale. Avete fatto anche una canzone, Onore e Gloria, che celebra la Repubblica di Salò. Parliamo proprio del sacrificio
di tutti i volontari, di tutti quei giovani che hanno dato la vita per difendere l'onore della propria nazione, della propria terra. Che se non l'avessero fatto per il fascismo, l'avessero fatto per qualsiasi altro regime, sarebbero stati degli eroi a livello riconosciuti eroi a livello mondiale per quello che hanno fatto. Onore e gloria! Onore e gloria! Onore e gloria! Questa è la nostra vittoria! Però non è solo il problema che il fascismo ha perso la guerra, c'è il problema che in quegli anni i fascisti assieme ai nazisti deportavano gli ebrei, li caricavano sui treni e li avviavano ai campi di sterminio. Tu, di fronte a questa realtà storica, come ti poni? Ti dico solo che noi non riconosciamo la storia, quella tra virgolette ufficiale, siamo revisionisti, diciamo così, questo posso, penso di poterlo dire a nome di tutto il gruppo, revisionisti in quanto la storia è stata scritta dai vincitori e un buon 70% di quella che è la storia ufficiale, secondo noi, è una grandissima accozzaglia di cazzate. Mi hanno già stancato gli appelli alla memoria. Quella che conosco io è tutta un'altra storia. Professore, te lo voglio dire, scelgo io gli esempi da seguire. Giornalista, la copena a stilo. Se mi incazzo, sai dove te la infilo? Nel culo! Senti, il vostro filone musicale viene definito nazi rock. Mi metto a ridere. Cioè, come quando sento parlare di nazi skin. Nazi skin è un termine inventato da alcuni giornalisti appiccicati. Nessuno si definisce nazi skin. Noi siamo skin. Come si può definire? Skinhead e personalmente si può definire nazionalsocialista. Nazi rock è una cosa di Non ho capito, scusa, dicevi... Uno, eventualmente, come tanti nel nostro ambiente, si possono definire o skinhead e basta, o skinhead e nazionalsocialisti, o semplicemente nazionalsocialisti, o semplicemente fascisti. Poi magari c'è il ragazzino che si è rasato i capelli da due giorni, che vede, non è mai uscito di casa, vede su internet nazi rock, si esalta e dice io sono un nazi rock. Sì, beh. Tieni conto però che è un problema di suono della parola, perché... Nazismo equivale a nazionalsocialismo, è la stessa cosa. Sì. È ancora meglio il socialismo nazionale. Che... Beh, sai, il problema è che è proprio lì il problema di base, che se a me vuoi parlare in termini costruttivi, chiamiamoli così, per discutere e trovare e provare a capirci l'uno con l'altro, devi cercare di parlarmi con termini che io riconosco e che rispetto. Se mi inizi a parlare con dei termini nei quali non mi riconosco, già io inizio a dubitare di te come interlocutore. E tra le dune sorge il libro di settembre nero sulla Palestina, ora rivive lo spirito guerriero. Un rabbino antisionista che tra l'altro... confessato poi in amabile conversazione, prega tre volte al giorno per la distruzione di Israele. Pio, allora, ognuno fa le sue preghiere. Mai più shalom, mai più shalom, mai più shalom, mai più shalom. Le edizioni di Adler sono state le prime in un certo ambiente politico a fine anni 60 a prendere posizione riconoscendo i diritti per esempio del popolo palestinese. C'è anche era una novità per l'ambiente dell'estrema destra italiana, ma in generale anche per l'attenzione che poi l'Italia si è avuta sul fenomeno. Insomma. Viene riconosciuta parallelamente anche il diritto all'esistenza di Israele o... dell'entità sionista? Sì. Ma il fatto che Israele rimandi i suoi carri armati ancora oggi a Gaza e in Cisgiordania dimostra che sicuramente esiste, visto che dispone forze armate, si stabilisca che esista anche il popolo palestinese che ha diritto ad avere il suo territorio e il suo stato. La tragedia del Medio Oriente non si spiega senza l'inoculazione della cancrena dell'alaca sionista, questa è incomparabilmente più grave della Sharia islamica. E bisognerà che un giorno interroghiamo i responsabili delle nostre comunità ebraiche se sono essi disposti ad accettare l'unità etica e giuridica dello statuto del genere umano.
perché siano abrogati per sempre i principi contenuti nella Halakha ebraica, che invece rifiutano la comunanza di diritti. Lo rifiutano esplicitamente. I testi editi dei Lubavitcher, per esempio, Chabad, lo proclamano apertamente. C'è una differenza essenziale tra l'ebreo e il non ebreo fin dallo stato di embrione. Si può consultare le pagine. Ma è possibile affermare questo? Ma la legge Mancino allora dovrà venire attivata contro di loro. Israele, in base a questo programma sostenuto dagli Stati Uniti, per 34 giorni ha portato avanti una guerra, un bombardamento a tappeto del Libano. Cioè 80 ponti sono stati distrutti, 60.000 case proprio rase al suolo. Uso la parola israeliano perché è bene che queste due coppie di gangster siano nominati sempre insieme. USA israeliani. Perché gli Stati Uniti sono dei gangster democratici. È questo che succede in Libano. Perché questi gangsters, questi commercianti vogliono vendere e comprare, non sanno cosa vuol dire l'onore che noi portiamo come camerati. Non lottano per la vita. Sì, io condivido la ricerca sul revisionismo storico. Penso che determinati fatti vengono dati assodati e incontrovertibili, invece siano soggetti a necessaria revisione e mutazione. Lo sai che anche qui a Roma sono stati prelevati gli ebrei dalle loro case, portati sui carri piombati, sui treni? No, non sapevo questo. Sì. Ah, non lo sapevi? Non lo sapevo. In Italia circa 8.000 ebrei sono stati portati via e qui a Roma più di 1.000 sono stati caricati sui carri, nei carri piombati e portati nei campi di concentramento. Tu sai delle camere a gas? Sì, ho sentito che mettevano i corpi degli ebrei in queste case e poi, certo, è andata come è andata. L'autore che è privilegiato dell'edizione di Ara è Carlo Mattogno, ritiene sul discorso olocausto, la Shoah, sulla logica di quella che oggi viene definita la logica sterminazionista o concentrazionaria, ci sono molte cose da rivedere, ma non è un discorso bassamente numerico. Lui fa un discorso dicendo non necessariamente c'era un discorso di costruzione a priori, anche il discorso dei cosiddetti campi di sterminio deve essere rivisto, rivalutato, insomma ritiene che non sia un dogma. Oggi noi rileviamo, io personalmente rilevo, che determinati argomenti sono acquisiti come un dogma di fede, cioè è così, non si deve mettere in discussione, tant'è vero che in alcuni paesi europei esistono anche leggi che puniscono, che impediscono, ecco, riteniamo che sia un assurdo. E di Hitler cosa pensi? Hitler... Certo, ha fatto molto male al mondo, però come si dice, io credo che i numeri delle uccisioni degli ebrei credo che sono stati un po' alzati, non credo che sono arrivati, non ho mai capito come hanno fatto a prendere tipo 8 milioni di persone e ucciderle, cioè non so come hanno fatto, non so come hanno fatto. Quindi non credi che abbiano ucciso milioni di ebrei? Così tanti no, non credo. Quanti pensi? Non lo so, comunque molti di meno. Molti, 3 molti milioni? Ma io credo di meno. Un milione? Sì, credo. Lo storico revisionista legge
determinati fatti storici secondo un'altra chiave, secondo altre interpretazioni, è costretto a essere estremamente tecnico, estremamente prolisso e talvolta anche noioso, perché deve poter essere messo in condizione di poter, è costretto a dover giustificare anche tecnicamente, storicamente, a livello anche di testimonianze, determinate affermazioni. È una quantificazione. È una quantificazione, ma anche un'illustrazione tecnica proprio di Auschwitz dentro, come era strutturato, come era fatto, e via di seguito. Per cui in effetti è una lettura di questo. Io credo che la storia sia, come tutte le discipline, una scienza. Tutte le scienze hanno bisogno di verifiche continue e di nuove documentazioni, di nuove scoperte. Non si può negare a chi fa scienza, qualsiasi scienza, qualsiasi disciplina, il diritto di rimettere anche in discussione alcune cose, certo non quelle evidentemente acclarate, no? Ma chi è, scusi? Ma una persona sta vedendo il documentario, doveva fare una domanda, noi dobbiamo sì. andare via, perdona. Sì, però ci lascia comunque. Sì. Mm-hmm.